Eccoci per un'altra puntata di Up and Down. Oggi vogliamo parlare di comunicazione politica, di come comunicano i nostri politici, di come attraverso alcune strategie riescono a spostare i voti. Lo facciamo con Massimiliano Cavallo, trainer public speaking, giusto? Esatto. Una professione particolare perché lui forma politici, ma non solo, e quindi è una professione nuova. Beh, no, lo spin doctor, lo posso dire questo? Anche quello diciamo che sono due cose differenti. Public speaking per tutti coloro, quindi non solo politici ma anche dirigenti d'azienda, sindacali che ho formato, che parlano in pubblico. Lo spin doctor invece è la consulenza politica pura, che è quella che sto facendo in questo momento. Molto interessante. Siamo in campagna elettorale qui su Roma, quindi... Allora, proprio rimaniamo in tema di campagna elettorale, però parliamo della campagna elettorale nazionale, perché quella mi sembra che veramente è una cartina di tornasole per capire meglio di comunicazione politica. Ad esempio, facciamo tre nomi: Berlusconi, Bersani e Grillo. Berlusconi è riuscito a rimontare alcuni consensi e punteggi, sembrava molto indietro. Bersani, che sembrava vittorioso, invece ha avuto una vittoria risicata e Grillo ha fatto l'unplain. Partiamo da Berlusconi, va così. Allora, guarda, ci sarebbe da parlare per ore, quindi l'argomento è molto, molto pieno. In realtà è successo questo, che durante questa campagna elettorale Grillo e Bersani sono riusciti a far passare il loro messaggio, Grillo e Berlusconi, scusami, mentre invece Bersani no. Cos'è successo? Che il messaggio di Beppe Grillo è stato arrendetevi tutti a casa, eccetera, ed è stato capito, era molto chiaro. Voto di protesta? Beh, non solo, perché io penso che dietro il successo di Grillo non c'è soltanto voto di protesta, c'è anche un voto di speranza. Esatto, È stato fatto un sondaggio subito dopo la piazza di San Giovanni che lui ha riempito e molte delle persone che erano lì per speranza e non per protesta. E quindi credo che anche questo sia stato... gran parte del voto di Grillo. Berlusconi ha caratterizzato la sua campagna con rimborseremo l'IMU e Bersani non si sa, cioè nel senso che tutta la campagna elettorale di Bersani sulla base anche di sondaggi fallaci, conflitto di interessi. Beh, anche questo, no? Infatti adesso di questo ne parliamo, perché la campagna elettorale di Bersani invece è stata inseguire Monti dicendo un giorno sì e l'altro no, ma dopo le elezioni forse andremo con Monti. Perché in realtà i sondaggi dicevano che avrebbe stravinto, avrebbe vinto ma non stravinto, e quindi forse sarebbe stato necessario l'appoggio a Monti. Ma dal punto di vista dei messaggi comunicativi, pur avendo un buon programma, indubbiamente Bersani, non è riuscito a far passare il suo messaggio chiave, cosa che invece è riuscito a fare Berlusconi. Ti faccio un esempio al volo, ritornando alla questione IMU. Quando Berlusconi parla di IMU e lui dice vi rimborserò l'IMU, tutti quelli che... sono contrari a questa cosa, indipendentemente dal fatto che sia realizzabile o meno, non è di questo che parliamo, tutti quelli che si oppongono diventano i cattivi agli occhi della gente, mentre invece lui che vuole rimborsare l'IMU, qualcosa di positivo, diventa chiaramente agli occhi delle persone il buono. Dall'altra parte che cosa è successo? Che esattamente quello che vediamo adesso in questa foto, qualche giorno dopo invece la prima dichiarazione di Bersani su, diciamo, programmatica è stata metteremo mani al conflitto di interessi, esattamente 5 giorni dopo questa cosa. Ora, per carità, assolutamente importante, nessuno lo mette in dubbio, però poniamo il caso che tutte e due non siano che siano credibili, quindi Berlusconi non è credibile perché dice, beh, fa sempre promesse, eccetera. Quanto è credibile invece Bersani davanti a questa dichiarazione di intervenire sul conflitto interessi, tenendo presente che la gente... dal 94 in poi, no, non soltanto alla gente probabilmente quello che stai dicendo interessa dire, poco, ecco, insomma, intanto quello, interessano ma, cose più concrete, ma probabilmente il centrosinistra, che comunque ha governato per 7 anni dal 94 ad oggi,
non ha mai risolto il conflitto interessi. Guarda, ti rubo un minuto in più su questo tema. Ho portato un articolo di D'Alema del 2006 dove gli chiedevano, quando era al governo con Prodi, è prematuro parlare di conflitto interesse? Dovremmo occuparcene, ma non possiamo fare tutto insieme. Quindi è chiaro che a livello di credibilità probabilmente tutti e due non erano credibili, con la differenza però che quello che dicevi tu, se io guardo e chiedo a un cittadino cosa ti interessa di più tra rimborsare l'IMU e il conflitto di interessi, la risposta è la palissiana, immagino. Allora, dalla prima Repubblica alla seconda Repubblica è chiaro che c'è stato un cambiamento della comunicazione politica. Il famoso politichese l'abbiamo quasi dimenticato, adesso c'è un nuovo modo di comunicare. Sì, diciamo che questa cesura sostanzialmente c'è stata nel 94 proprio con la scesa in campo di Berlusconi, in cui il messaggio è diventato più chiaro, più efficace, più diretto rispetto a quello che era la prima Repubblica, ma è cambiata anche la politica in sé, nel senso che prima c'erano le ideologie, c'era la Democrazia Cristiana, il PC, c'erano i partiti molto solidi, si votava per appartenenza, c'era soltanto il carisma dei segretari, ma non la personalizzazione nella politica, come invece abbiamo assistito dal 94 ad oggi. Io ricordo un'intervista, che se non ricordo male, ad Aldo Moro, al termine dell'intervista il giornalista gli disse: Presidente, mi scusi, ma io veramente non ho capito quello che lei ha detto. E lui le ha risposto con molta tranquillità: guardi, io posso andare avanti altri 10 minuti e lei continuerebbe a non capire. Ma non per la giornalista, ma perché il linguaggio che si usava all'epoca, certo, era il politichese, era criptico molto. Perché aveva un senso, cioè dire: guardate che la politica la possono fare solo chi fa politica. Oggi ma era un'altra questo, Italia anche quella, sì, era un'altra Italia, eccetera. Oggi la questione, diciamo, sì, il politico di professione è qualcosa che invece si va smarrendo. Non so se bene o male, questo metteremo in un altro campo, però insomma sicuramente è cambiato il linguaggio. Tuttavia retorica, populismo e demagogia sono ancora presenti in molti discorsi. Assolutamente sì, il confine tra populismo, demagogia o soltanto uso della retorica è molto molto labile, perché nel momento in cui appunto Berlusconi dice aboliremo l'IMU, la risposta dell'altra parte è: ah, questa è demagogia perché non si può fare, eccetera. Però probabilmente una cosa che non so quanti abbiano letto in questa campagna elettorale, a un certo punto della campagna elettorale, credo l'ultima settimana, Bersani ha fatto una proposta concreta e anche realizzabile, devo dire, di abolire il ticket sanitario per le visite specialistiche. Semplicemente l'ha fatta nei tempi sbagliati, perché Repubblica, che diciamo non è un giornale amico di Berlusconi, ha pubblicato la notizia in nona pagina, quindi proprio... c'era, probabilmente se intervistavano me andavo prima con la pagina. Quindi questo ha comportato cosa? Che quella notizia non la sapeva nessuno. Però non è passata. E il paradosso qual è? Che in realtà, a differenza di quello che ha fatto Berlusconi, Bersani in quella proposta ha detto: aboliremo i ticket e questa cosa costa agli italiani 900 milioni di euro, se non ricordo male. Però i soldi li prenderemo da 800 milioni di euro che oggi spendiamo in consulenze inutili per la sanità. Quindi lui in realtà il programma c'era, era proposta molto concreta, non è passata perché? Perché nel momento in cui Berlusconi dice rimborserò l'IMU, tutto quello che accade dopo è un inseguire l'avversario. Quindi Bersani probabilmente avrebbe dovuto all'inizio della campagna elettorale dettare lui l'agenda, come si dice, e quindi costruire lui la campagna elettorale, e tutto quello che sarebbe stato dopo sarebbe appunto stato non inseguito. Aveva un buon spin doctor allora. Chissà, mettiamola così. Ma il linguaggio immaginifico dei Kennedy, quello è stato molto poi riusato dai nostri politici. Beh sì, sicuramente sì. L'immagine, il pensiero, il far arrivare realizzabile, che si potesse realizzare il desiderio, non so, la casa, il futuro, il lavoro. Sì, sicuramente sì, e infatti possiamo dire che sicuramente anche la comunicazione politica è cambiata dal 60, quindi da quando si è candidato Kennedy, il primo Kennedy come presidente degli Stati Uniti. Da allora sostanzialmente la retorica del sogno, che comunque è sempre stata nella cultura americana, non dimentichiamo che loro hanno sulla carta c'è scritto che la ricerca della felicità, no, è uno degli obiettivi, una cosa che noi ci sogniamo, e anzi se quando si parla di speranza, di sogno, sì, si ritirano di nuovo in ballo populismo, eccetera, ed è un po' quello però che è riuscito a fare, torniamo
l'unico che in Italia sa fare le campagne elettorali, che è Silvio Berlusconi, quando nel 94 beh, anche ha detto, Renzi, devo dire che ha imparato, molto. Sì, sicuramente sì, però ha perso le primarie, quindi alla fine quello che vota che conta sono i consensi. Esatto, però è sicuramente, diciamo, dal punto di vista della comunicazione, è sicuramente molto bravo. È chiaro anche che una comunicazione ben fatta non basta a prendere voti. È importante nella comunicazione quanto il contenuto, quanto l'immagine, quanto la postura, l'impostazione. Allora, questa è una delle cose che quando ne parlo durante i corsi di public speaking, diciamo così, spaventa un po', perché c'è una statistica che viene fatta da uno psicologo addirittura del 69, se non ricordo male, Albert Mehrabian, che ci dice che quando noi parliamo in pubblico, quindi un intervento one-to-one o un'assemblea, una platea, quando noi parliamo in pubblico noi abbiamo i tre fattori, quindi il linguaggio verbale, quello che dico, come lo dico, quindi il paraverbale, che è il tono della mia voce, la mia dizione, il ritmo, e dall'altra parte c'è invece il linguaggio non verbale, che non è soltanto la postura, lo sguardo, i miei gesti, ma anche per esempio il mio look, che comunque parla. Bene, il 7% soltanto è il peso del contenuto, il 93% è il resto. Cioè, quando io parlo in pubblico, il 7% è il peso del contenuto, 38% il paraverbale e 55% invece il non verbale. Quindi capisci bene, come esattamente hai detto tu, quanto sia importante riuscire a saper parlare bene. Banalmente, ti faccio questo esempio, in un qualsiasi dialogo di casa, no? Domestico tra marito e moglie, se io dico dove hai messo le camicie e lei mi risponde sono lì nel cassetto, ci sembra un dialogo lineare. Probabilmente cambia se io dico ma dove hai messo le camicie e lei mi risponde ma sono lì nel cassetto, cioè dove, certo, caspita le messe. Un... Quindi è chiaro che il modo in cui diciamo le cose, ripeto, no, senza mettere in mezzo la politica o l'oratoria, anche nella vita quotidiana, quante volte ci troviamo a dire guarda, non tanto mi dispiace quello che hai detto, ma come me l'hai detto. Quindi anche nel rapporto appunto tra marito e moglie o tra amici. Quindi questo ci fa capire quanto realmente questa percentuale sia vera. Altro punto importante è che ormai siamo alla politica 2.0, si è spostato molto sul web. La televisione è ancora regina per il messaggio, ma il web adesso è veramente importante. Hai detto bene, lo ribadisco non solo perché siamo in una TV che ci ospita, ma perché comunque gran parte dell'informazione oggi è ancora molto molto legata alla TV. È sicuramente anche lì che si forma una parte del consenso. I social network, Facebook e Twitter e anche altri, semplicemente sono una parte dei canali che noi abbiamo, tra quelli tradizionali a quelli appunto 2.0, come li chiamati giustamente tu. Chiaramente vanno usati in un certo modo, perché io faccio questo lavoro da un po' di anni. Qualche anno fa, quando c'erano i primi siti internet, il candidato mi diceva guarda, fammi il sito perché so che bisogna avere il sito. Ma non sapeva neanche che e non sapeva neanche fosse, che cosa metterci dentro. Oggi dicono mi fai la pagina fan su Facebook perché so che tutti ce l'hanno, ma che devo fare? Comunque non sanno a che serve neanche adesso. Come? Non sanno a cosa serve neanche adesso, perché il sito internet le però vedo cose Obama, molto... ad esempio, Obama ha lo spin doctor proprio per il web, che dice unire il mondo online e quello offline, eliminare ogni distinzione. Oggi tutta la politica è locale e personale, tocca a noi ascoltare e capire cosa serve alla gente. Quindi adesso la politica va in questo senso. Assolutamente sì, perché comunque Facebook non è altro che quello che facevamo prima al bar, quindi la chiacchierata si è spostata lì, o comunque la condivisione di alcune cose. Semplicemente è chiaro che per esempio adesso siamo in campagna elettorale anche qui su Roma, vedo la mia bacheca inondata di Santini, quelli classici. Oddio, l'odio. Dove c'è il simbolo barrato vota Massimiliano Cavallo, che in realtà non serve a nulla, perché è difficile che io ti possa votare se c'è scritto quello. E quindi molti usano Facebook in questo modo, lo usano male, perché mi risulti anche antipatico. Perché sì, vedo... odioso, perché invadi un mio spazio personale. Assolutamente sì, perché esatto, non sai che come idea ho, tu, né tanto Facebook meno è il mio appoggiare. Spazio personale, quindi io mi creo una sorta di... mentre invece quello che va fatto su Facebook è interagire con le persone, creare un contatto e portare quelle persone che io conosco su Facebook e attraverso queste relazioni, portarle a conoscere, a stringere la mano, perché difficilmente, se no, quello si trasforma, quel mi piace su Facebook si trasformerà in voto. Per chiudere, perché abbiamo pochissimo tempo, è ancora valido l'assunto che la politica deve fare spettacolo?
La politica sicuramente è andata verso questo. Io credo che la politica debba risolvere i problemi della gente. Però è anche vero che bisogna saper parlare alla gente, e oggi questo purtroppo non sempre avviene nella classe politica, e quindi ci sono politici che hanno un buon programma ma che non riescono a comunicarlo, e per questo ci sarà bisogno di comunicatori. Bisogna saper parlare alla gente, a volte anche saper parlare, giusto? Anche questo, sì. E noi vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo Massimiliano Cavallo per essere stato con noi.